Ok, allora vai. Fai la presentazione e io dico. Siamo qui in collegamento audio con Giorgio Vitali, che oggi, giorno di Ferragosto del 2020, ci propone una delle sue dissertazioni sul vago mondo, sul orbi terracqueo. Non orbo, orbi. Vai avanti. Allora, siccome al momento noi viviamo in una fase veramente interessante della storia nazionale italiana. Siamo in un momento nascente, in uno stato nascente. Esatto, esatto, dove alcuni pifferi andavano per suonare e furono suonati. Perché, disgraziatamente, dobbiamo dirlo, siamo in pochi che abbiamo presente ciò che avvenne nel passato e al momento ci limitiamo ad alcune ristrettissime letture tra le tante che potremmo fare e tra le tante che abbiamo già fatto. Allora, perché abbiamo parlato di pifferi che andavano per suonare e furono suonati? Semplicemente perché questo tentativo di imporre al di fuori e sostanzialmente contro la logica dei sistemi democratici il proprio potere, ricordiamoci sempre che l'attuale cosiddetto capo del governo è una creatura diretta del partito filocomunista Vaticano, perché dell'area è l'area, e lo diremo un'altra volta, davanti alla sede di questa tristissima... Ti interrompo un attimo per fare un riferimento appunto a questa tristissima descrizione che stai facendo, perché è ovviamente una questione di basso rango quello che stiamo analizzando, no? Questa operazione che stanno portando avanti da qualche decennio nella fase più critica. E io devo dire che qualche giorno fa sono andato a fare un sopralluogo a questo luogo di perdizione, direi. Perché? Perché si spaccia questo luogo per essere un centro universitario o comunque un collegio parauniversitario dove gli studenti vanno a mensa, dove vanno a dormire e quant'altro, e poi fanno i corsi di perfezionamento e così via, che tutto ha nell'aspetto fuorché quello di essere un centro universitario, è un bunker. E io sono andato a vedere, cioè un'unica, ci sono vari cancelli, perché praticamente è un isolato di circa 150 metri di lato quadrato, che in ogni lato ha un cancello, ma quello che funziona è solo uno, che dà su via della Pineta Sacchetti, dove per entrare c'è un posto di blocco praticamente dopo il cancello, che è chiuso, c'è poi una guardiola. Sicuramente dei guardiani di nazionalità svizzera. È probabilissimo, c'è questa guardiola che dove uno si deve fermare ed essere riconosciuto dopo che è stato fatto entrare con il cancello elettronico. Quindi mi suona molto male che questo sia un plesso scolastico universitario, perché un plesso scolastico universitario, da che mondo è mondo, è aperto a tutti e non c'è nessun cancello e non c'è nessun bunker. No, e quindi ecco, questo per dire che mi suona molto male che questo Villa Nazareth in realtà sia un centro dove fanno alcune operazioni che la gente è meglio non sappia, ed è interdetto il passaggio appunto per questo motivo. È chiaro, ma se noi pensiamo che coloro che hanno fondato questa Villa Nazareth, che io vorrei chiamare Villa Triste, perché a Villa Triste sono state create molte tristi persone, anzi persone della triste figura. Tutte però diventate famose, non casuali. Appunto, che questa Villa Triste
No, diciamo tutte, scusa, tutte di area catto comunista, tutte da 20 anni, 30 anni a sta parte. Esattamente, che risalgono alla politica filo URSS del Vaticano, cioè certo. Tutti i sostenitori della politica estera vaticana favorevole all'Unione Sovietica e al Partito Comunista Italiano, che dell'Unione Sovietica era il responsabile e il rappresentante in Italia. Certo, certo. Allora, su queste cose noi ci soffermeremo ancora, perché poi lì ci sono state tutta una serie di interferenze. Ad esempio, la linea politica che risaliva al cardinale Lercaro, certo, creatore tra l'altro della figura di del Mortadella, ed è veramente importante. No, ma il bello è che tu, no, aspetta, vai evidenziando un fatto, che tutti questi personaggi, a partire dal Mortadella ad arrivare al Gentiloni e altri, Conte e così via, sono tutti traditori dell'Italia a favore di uno Stato estero che è quello del Vaticano. Cioè questi hanno distrutto lo Stato e la nazione italiana su ordine e comando e dirigenza dell'essenza spirituale e intellettuale di Oltretevere. Ed è una linea politica che noi stiamo da tempo cercando di far capire agli italiani, che non hanno la capacità di recepire questo discorso, e che non è un discorso puramente anticlericale, è il contrario. Noi non abbiamo nulla contro dei clerici che facessero i clerici, ma questa è una linea politica che sostituisce e che ha sostituito la linea politica genuina, libera e autonoma dell'Italia fin dal 1943. Esatto, punto essenziale. Esatto. Diciamo, per gli accordi dell'abbazia di Cassibile, ricordiamo che in quei 13 personaggi, oltre ai cari capi mafia americani e italiani, c'erano i rappresentanti degli Agnelli, c'era Andreotti, personalmente lui, Giulio Andreotti, che risulta da nomea e da fama ormai indiscussa essere stato il figlio del Papa, e soprattutto c'erano i papalini, e non solo quelli di Diretti, ma quelli della Democrazia Cristiana, e non solo quindi Giulio Andreotti, ma anche altri. Questo per dire che questo infame accordo della svendita dell'Italia è partita da allora, perché ricordiamoci sempre, e questo lo dico ogni volta, che la Fiat, per gli emissari degli Agnelli, per evitare che la Fiat fosse centrata in tutte le continue incursioni, esatto, in tutte le continue incursioni aeree che subiva Torino e Milano e tutto il triangolo industriale, Genova in particolare, avevano, diciamo, come obiettivo le fabbriche che producevano armi e quindi anche quelle degli Agnelli, e gli Agnelli, per interrompere questa cosa, cedettero, ascoltate bene, già dal 1943 circa il 40% delle azioni della Fiat il 24 giugno del 1943. Quindi quando quei teste di cazzo continuano a dire la Fiat ha comprato la Chrysler, è esattamente il contrario, perché la cosa incredibile da dire è che la General Motors, a cui era stato ceduto il 40% delle azioni già nel 1943, poi nel corso dei decenni successivi ha gradualmente fagocitato tutte le azioni o la maggioranza assoluta delle azioni, meglio dire. Per cui praticamente la Fiat è diventata una emanazione della General Motors, la quale General Motors, quando la Chrysler è andata in crisi attorno agli anni 80, siccome in America esiste la legge sui trust, antitrust, quella che funziona davvero, non come da noi, che gli fanno un culo come una cattedrale se ci provano, quello appunto è stato, diciamo, il motivo per cui non potendo la General Motors apparire e comprare quindi la Chrysler direttamente, ha fatto fare questa fusione demenziale, chiamandola fusione ma in realtà il controllo è tutto della General Motors, in cui ha integrato ovviamente anche
la Chrysler, per cui praticamente la General Motors ormai detiene quasi tutto il parco industriale automobilistico mondiale attraverso vari marchi, non so dire, insomma. Questo per dire appunto che quello che è partito nel 1943, cioè 70 anni fa, sta andando a compimento con infinite operazioni di ogni genere, fra cui anche quella della contessa, pare che adesso la chiamino la contessa, perché ha mire femmine, se non è femmine, comunque ha mire femmine, e quindi ecco, lui è l'ulteriore rappresentazione delle manifestazioni contro l'Italia che noi dobbiamo subire questo scorcio di inizio millennio e fine dell'altro millennio. La tua voce arriva a ondate, quindi cerca di spostarti. Sì, ok. Adesso mi senti meglio? Mi senti meglio? Sì. Sì, mi senti meglio? Questo non va bene ancora. Aspetta che mi sposto. Adesso mi senti meglio? Mi senti meglio? Adesso sento meglio, esatto. Aspetta che mi sentono meglio anche i nostri amici ascoltatori. Così mi senti bene ancora? No. Così? Così mi senti? Se parli sento, se no no. Così mi senti? Sì. Oh, ecco, allora mi metto qua, ok. Ok, allora proseguiamo in questa nostra analisi, che tra l'altro è molto interessante, perché noi questa linea favorevole al Partito Comunista Italiano, poi diventato PD, è totalmente assorbito nella linea delle strategie politiche interne ed esterne della Chiesa. Tant'è vero che oggi una rimembranza del vecchio Partito Comunista non c'è, e c'è un nuovo Partito Comunista Italiano che tra l'altro... No, di comunista non c'ha niente, questo no, si chiama comunista ma di comunista non c'ha assolutamente niente. E comunque ha delle idee che coincidono con le nostre oltretutto. Ma no, basta vedere che la signora compagna attuale del conte Giuseppi va in giro, come è stata fotografata, con una borsetta che costa 83.000 euro. Solo la borsetta, quindi di comunista mi sembra che ci sia ben poco nel comportamento di questa gente. Vabbè, diciamo che l'esponente del Partito Comunista, del nuovo Partito Comunista Italiano, ragiona bene, adesso poi tutto il resto, abbiamo detto, di comunismo c'è ben poco, non c'è mai stato. Il Partito Comunista, ne stavo parlando questa mattina con un intelligentissimo ragazzo che però per ragioni di salute è bloccato a casa, e il quale ragiona perfettamente in maniera astratta e non riesce a cogliere come le trasformazioni della società sono anche legate alle trasformazioni ideologiche e viceversa. E certo. Per cui, come io ho concluso dicendo che di occupazione delle fabbriche non c'è più niente da fare, perché non se ne parla più di fabbriche, non ci sono più le fabbriche, ci sono dei piccoli centri gestiti da automi, e quindi le fabbriche non ci sono più, e quindi giustamente... No, ma soprattutto la classe operaia non c'è più la classe operaia. Appunto, appunto. No. E questi comunisti sono ridotti a incontrarsi nelle spiagge di Capalbio e raccontarci delle barzellette. No, a fare operazione di antifascismo quando i fascisti non ci sono più da 50 anni. Ah, appunto. Da 70 anni. È la vecchia storia. Il Partito Comunista Italiano, cioè quelli che si sono vantati di aver ucciso Mussolini. Hanno ucciso Mussolini, pensavano di aver risolto il problema, e invece era il contrario, perché il potere ce l'aveva completamente in mano la Santa Sede, d'accordo con la mafia e l'occidentalismo. Quindi ecco lì che sono finiti, come ben sappiamo. D'altronde anche la linea filo URSS della Chiesa si è infranta con due grandi papi, i quali erano sostanzialmente
contrari. Uno è stato Wojtyla, che ha contribuito in maniera molto consistente nella caduta definitiva del socialismo. Certo. E l'altro è stato Ratzinger, che è stato emarginato dal gesuitismo, ma comunque è ancora in piedi e lo sarà finché non lo ammazzano, se riusciranno a ammazzarlo. Chiaro, no? Non credo che riusciranno, perché se non ci sono riusciti fino adesso, penso che si è difeso bene, non ti preoccupare. Sì, penso anch'io. Allora, chiuso questo piccolo, come dire, questa piccola parentesi, entriamo nel vivo della questione sanitaria, perché voglio illustrare tre libri in mio possesso e di cui parlerò adesso. Il primo è un libro che è stato pubblicato tempo fa ed è intitolato Farmacopoli. Non ti guariremo, ma ti cureremo il più a lungo possibile. bella. Molto evidente, molto evidenziante la realtà concreta. Giampiero Bertotto e Giancarlo Gioielli. Il libro è stato pubblicato da PM una quindicina di anni fa. Voglio leggere una paginetta, che è una pagina che deve servire per far capire le cose, come si svolgono le cose nella politica sanitaria italiana, perché è molto importante. L'argomento risale niente un po' di meno a tale Ferruccio De Lorenzo. Noto. Allora, è un'intervista che è stata pubblicata qui all'interno di questo libro. È intitolata Farmacopoli e Tangentopoli, intervista De Lorenzo. All'ufficio a Roma, insegna all'università, per essere uno accusato una quindicina di anni fa di essere responsabile dei mali del mondo, oggi sembra un signore tranquillo, in pace con la vita. Di sicuro soffre, com'è comprensibile, del complesso del conte di Montecristo. L'Edmond che, dopo l'ingiusta carcerazione, il tuffo nel mare gelido e scuro, il ritrovamento della caverna del tesoro, vive per farla pagare a chi si è portato via la libertà e la fidanzata. Uno dei carnefici sembra essere, nel suo caso, quel pecoraro Scanio, te lo consiglio, che, ricorda De Lorenzo, si volle costituire parte civile in uno dei miei processi, quello sul voto di scambio, e poi non è nemmeno venuto ad assistere alla sua sconfitta. Guardi in che mani siamo, lo dice De Lorenzo. È tutto dire. Francesco De Lorenzo, attenzione, questo è un punto essenziale che deve servire ai nostri amici per capire il nesso. Francesco De Lorenzo è uno degli uomini chiave dell'assetto attuale della sanità italiana. No, ricordiamo di 30 anni fa, 40 anni fa, L'assetto attuale, quando c'è scritto questo libro. Ah, vabbè, 20 anni fa, insomma, ecco. Certo. L'attuale, adesso vedrai perché. Nel bene e nel male, qualunque sia, qualunque cosa pensiate delle trasformazioni avvenute negli ultimi 20 anni, chi le ha proposte e in buona parte realizzate è proprio lui, Francesco De Lorenzo. Riconosco la paternità del decreto legislativo 502 del 92, ma non la sua attuazione. Veda, prenda l'esempio dei direttori generali delle ASL, che nessuno ha mai preso in considerazione queste figure. Non c'è dubbio chi abbia promosso questa figura nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ma è altrettanto indubbio che nella mia legge il decreto legislativo andava scelto in un albo nazionale, senza il quale si va dritti dritti alla lottizzazione, cioè la selezione politica dei candidati. Ma guarda un po'. Ma questo articolo è stato successivamente cancellato. Nella mia legge erano previsti i controlli sulla spesa, senza i quali si può gonfiare a dismisura il bilancio della sanità.
Infatti il massimo delle spese attuali dello Stato sono per la sanità. E perché io sto leggendo questo capitolo? Perché è fondamentale per capire il sistema con cui hanno inventato il mito del virus letale. No, ma ci hanno provato almeno 5 o 6 volte in passato e gli ha detto sempre male, alla fine l'hanno messo a punto e adesso gli sta dicendo bene, diciamo per il momento. Ma perché? Ma perché c'è una catena di coinvolti, di collusi che pompano sul sistema. E certo. Non a caso uno come Bill Gates, che è un vampiro, è uno che investe solo quando ha dei ricavi del 2000, 10.000, 100.000%, è chiaro che cosa fa? Investe sull'informatica, investe sulle finanze e investe soprattutto sulla farmaceutica, creando il suo business futuro, incominciando a integrare il suo business futuro. Ci ricordi che De Lorenzo ministro, è sempre De Lorenzo che parla, la spesa farmaceutica ebbe una contrazione del 5%, come certificò nel 1993 il ragioniere generale dello Stato. L'ex ministro, che ormai pensa soltanto ai suoi malati, non ha dubbi a volere una legge differente rispetto a quella da me proposta. Furono settori della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista Italiano preoccupati del fatto che la sanità potesse sfuggire loro di mano. È chiaro. Parliamo di lobbies. De Lorenzo è uno che se ne intende, per forza. Parliamone pure. I sindacati sono lobbies, le industrie lo sono, come lo sono le categorie sociali, comprese quelle degli ammalati. Lobby è tutto ciò che ha interessi da far valere. Purtroppo in Italia non si vuole arrivare a una loro definizione precisa. Scusi professore, ma come si presenta un lobbista dal ministro della sanità? Piacere, sono un lobbista, ho qui una valigetta per lei se passa quell'emendamento. Ma no, questa è una caricatura. Il lobbista intanto non viene dal ministro della sanità, ma va da quello dell'economia, che tiene i cordoni veri della borsa e non è come il tuo collega stretto nella morsa dei tecnici che gli dettano quasi sempre nero su bianco quello che deve fare. Poi immagino che lei mi faccia questa domanda perché si riferisce a quel che accade durante la finanziaria, dove passano gli emendamenti più ricollegabili alla spesa. Davvero mi sembra difficile che si possa prendere come obiettivo il ministro della sanità, chiunque sia, stretto com'è tra i lacci e lacciuoli assai vistosi. Vabbè, ma a qualcosa servirà sto ministro o no? Ai miei tempi serviva da garante di un partito e di una coalizione. Era il responsabile della tenuta degli accordi stretti prima di comporre il governo. E naturalmente aveva anche la responsabilità della propria parte. Vuol dire che i liberali venivano da lei e dicevano: Francesco, c'è la campagna elettorale, che facciamo? Esattamente. Ed è questa la mia vera responsabilità. Vede, io avrei voluto restare quel che ero davvero, un medico, un ricercatore, un tecnico prestato alla politica. Invece, pur cercando di connotarmi come un ministro medico, ho dovuto e voluto rispondere alle esigenze materiali del mio partito, che era piccolo e aveva un solo vero punto di riferimento, che poi ero io. E qui io mi vorrei fermare in questa lunghissima intervista, perché è un'intervista che merita la massima attenzione, perché oggi nessuno ha mai parlato dell'importanza della costellazione politica nella gestione delle ASL, che è la costellazione che ha confortato le scelte politiche di terrorismo mediatico, chiaro? Adesso io qui ho semplicemente due libri di cui voglio leggere semplicemente il titolo, perché poi se no l'intervista diventa troppo lunga, però è importante.
uno di questi, i due libri sono tutti e due stati scritti da una studiosa che si chiama Claudia Benatti. Una è intitolata Sanità obbligata. Quando i trattamenti sanitari obbligatori non rispettano le persone e la libertà. È esattamente quello che sta succedendo oggi. Che è un crescendo di restrizioni politiche accompagnate alla scusa della difesa della salute. L'altro è ancora più interessante, il libro sempre di Claudia Benatti, che è stato scritto tra l'altro una decina di anni fa, ed è intitolato così, tra l'altro pure una decina di anni fa, prende in esame tutta una serie di documenti, soprattutto le operazioni mediatiche fatte soprattutto dalle multinazionali, tra l'altro le avevamo fatte anche noi, io e un gruppo di amici, colleghi, studiosi dell'argomento, che prendevamo in esame l'escalation terroristica dei media, soprattutto dei media più seguiti dell'epoca, che erano chiaramente tutte montature fatte dall'industria farmaceutica. Ci riferiamo alle malattie con le quali sono riusciti a spaventare la gente, però c'era una copertura sanitaria tale, cioè sanitaria della sanità mentale, per cui non era diventato il virus letale che invece oggi hanno fatto per fini puri di potere e di gestione del potere. Il libro è intitolato Virus letali e terrorismo mediatico. Hanno sostituito la paura dell'ignoto gestita dallo sciamano con la paura della malattia ignota e salvifica, diciamo mortale, però gestita dalla finanza, dalla finanza invece che dal prete, che è comunque la stessa cosa, perché il prete è sempre stata la finanza. Ma il prete è distante dal suo seguace, dal suo fedele, mentre lo sciamano è a portata di mano, per cui se certe cose non avvengono, lo sciamano fa una brutta fine. E così faranno anche quelli, non ti preoccupare, prima o poi. Quando, speriamo prima che poi. Allora, il titolo, lo ripeto, Virus letali e terrorismo mediatico. Perché dobbiamo vivere nella paura? Come funziona il sistema che ci inganna? Più chiaro di così, il libro è stato pubblicato da Macro Edizioni, e Macro Edizioni, ti dico quando è stato pubblicato, nel 2002, e voglio leggere. Senti? Sì, vai tranquillo. Vai. Mi limito semplicemente a leggere alcune differenze sostanziali che coincidono a quelle di oggi. Se noi andiamo a vedere i dati statistici, la mortalità in Italia dovuta a infezioni, a influenze, a malattie infettive, eccetera, era superiore l'anno passato che quella di quest'anno, con tutto che si sono inventati che c'è il virus letale. No, e che hanno dichiarato che la gente è morta per il virus quando ha preso un colpo di pistola in testa. Esattamente. Tant'è vero che più chiaro di così hanno vietato di fare le autopsie, più chiaro di così che cosa. Certo. È come quando uno dice ti sparo con la pistola, qualcuno ti spara con la pistola, ma è vietato andare a cercare l'arma del delitto, è la stessa cosa. È vero. Allora leggo una frase qui a conclusione. Una stima del Sole 24 Ore afferma che su 8 milioni di ricoveri ogni anno in Italia, le vittime di errori medici o malattie indotte no. Dai farmaci sono... Voglio dire una cosa che mi è venuta al volo, ci sono 60.000 e oltre morti per infezioni contratte nell'ospedale, capito? Quindi 60.000 morti l'anno. È quello che sto leggendo adesso. Ah,
Scusa. Una stima del Sole 24 Ore afferma che su 8 milioni di ricoveri ogni anno in Italia, le vittime di errori medici o malattie indotte da farmaci sono 320.000. No, no, ma io parlavo solo della legionella, cioè delle malattie infettive derivanti dalla mancata pulizia delle aule, dei posti. Cosa, comunque, concettualmente la stessa sì, cosa. Sì, certo. Cioè uno su ogni 25. Ogni 25 ricoveri uno muore per malattie contratte in ospedale. Sì. I pazienti che muoiono a causa della cattiva organizzazione delle strutture sanitarie sono da 14.000, si parla di Italia, a 50.000 ogni anno. È così, è così. E sì, quelli fanno storie per un virus che non è assolutamente letale in niente. Si sente poco. No, dico, fanno storie, inventano una storia sulla base di un virus che non è letale per niente. C'ha una percentuale di guarigioni del 99,6%. Cioè, se tu t'ammali, solo 4 su 10.000 muoiono. Se ben curati la gente guarisce, come certo, è successo a me. Certo. Ma solo se ben curati. Certo. No, questo è importante. Sempre secondo il Sole 24 Ore, nel 1998, i morti a causa di ritardi nelle cure e diagnosi sbagliate sono state 78.974. Mm-hmm. Ma anche su questo non si dice nulla né si spende con particolare straordinarietà. Allora, e qui ci sono altre notizie, casi base in tutto il mondo negli anni 120, casi di antrace sospetti nel 2001-22, qui si tratta dell'operazione di terrorismo mediatico che è stata fatta sull'antrace. Certo, sulla lettera all'antrace, certamente, come no? Casi di vaiolo nel mondo nel 2001, zero. Bene. Infezioni ospedaliere ogni anno in Italia 5.000. Infatti. Morti per errori medici in eventi avversi da farmaci ogni anno 320.000. Infatti. Morti per diagnosi errata o ritardi nelle cure 1998 78.974. Va bene, questi sono i dati veri, il resto è puro terrorismo mediatico. Demagogia. Supportate dalla catena di uomini politici messi a capo delle ASL, per colpa riconosciuta peraltro delle decisioni prese dal ministro De Lorenzo a suo tempo. Va bene? Sì. E oggi ti vogliono ancora obbligare a fare il vaccino antivaiolo quando la mortalità è zero. È zero. E dei morti per errori medici in eventi avversi da farmaci ogni anno 320.000, non ne frega un cazzo nessuno. lo so, è una sceneggiata veramente. E noi lo dobbiamo dire ai nostri amici. Tipo la famiglia Adams, no? Riconosciamo le cose. È una sceneggiata tipo famiglia Adams, no? Cruenta. Esattamente. Vabbè. Anzi, meglio la famiglia Adams, anzi, mi troverei molto bene se in certi ospedali italiani ci fossero quelle simpatiche figure. Infatti, va bene. Ti ricordi quella fotografia in cui si vedeva la famiglia Adams e dove intramezzati tra i vari personaggi di questa formidabile famiglia c'era anche la ministra della pubblica istruzione di allora? No, non me la ricordo. No. C'era una fotografia che ha girato moltissimo. Non me la ricordo. No, non me la ricordo. Dove c'erano i componenti tutti insieme della famiglia Adams, e tra di loro c'era quella bellissima donna che era la ministra della pubblica istruzione. Non mi viene in mente. Del governo del Fiorentino.
No, non mi viene, vabbè. Va bene, allora, dimmi altro. No, diciamo che abbiamo detto più che quanto i nostri amici avrebbero potuto aspettarsi, ci auguriamo che anche loro sentano quello che abbiamo detto e capiscano che abbiamo ragione. No, volevo dare una breve informazione a te e a quelli che ci ascoltano, che ho parlato poco fa con Andrea Gioia, il quale mi ha detto che quasi tutti i giorni c'hanno una visita della Digos che va lì a trovarli. Ieri li hanno catturati lì a San Marino e portati alla gendarmeria per riconoscimento, eccetera, però poi dopo li hanno rilasciati tranquillamente. E pare che molte degli incontri che avrebbero dovuto avere in giro per l'Italia sono stati sospesi su iniziativa dei responsabili dei vari ecovillaggi dopo aver ricevuto sollecitazioni da parte della Digos. Quindi la Digos, fra l'altro ieri ho sentito un'altra amica che tu conosci, Angela, la quale mi ha detto che c'è in via di realizzazione a Roma, scusa, c'è una operazione appunto di controllo feroce da parte dell'esercito in tutti gli snodi più principali viari di Roma centrale, in centro a Roma, capito? Questo per dire, sì, c'è una preparazione agli eventi da parte del potere. Si aspettano qualche manifestazione molto grossa. Sì, è sicuro. No, perché c'è quella del 5 settembre che è in arrivo, l'altra del 12 settembre altrettanto che è in arrivo, e sicuramente le bordate arriveranno. Adesso ce n'è una che dovrebbe essere in atto adesso, quella di circoscrivere Roma all'interno del raccordo anulare di quel coglione di personaggio strano, no? Che sappiamo. Ho capito. Adesso, che vuoi fare così? No, ma il bello è che pensa con quattro gatti di andare a chiudere il grande raccordo anulare che è attorno agli 80 chilometri, attorno agli 80 chilometri, perché per recintarlo, per racchiuderlo, ci vorrebbero qualche milione di persone, e lì l'altra volta erano 30 persone, questo per dire, uno che ci ha già avuto l'esperienza di quel genere, non credo che vada a dover tentare un'altra successiva. Da una parte c'è uno che minaccia lo sfracello e dall'altra ci sono quelli che, cercando di reagire allo sfracello, fanno un altro sfracello, soprattutto della giustizia e della libertà dei cittadini. Va bene. Si sta prospettando una nuova Genova. Del 1991. Sì, esatto. Nel 2001, no? 1991, del 2001. Scusa. Vabbè, allora, ci salutiamo o no? E c'hai altro da dire? Ferragosto, moglie mia, non ti conosco. Altrettanto a tutti quelli che ci ascoltano, a te e famiglia. Ciao, a presto. Ciao.